Quella di Capaccio Pestum è stata una vera e propria maratona elettorale per i tre candidati a sindaco, con percentuali altalenanti soprattutto nelle fasi iniziali, dove il candidato Franco Alfieri era subito in vantaggio, superando il 50%, a dispetto degli inseguitori Voza e Siga, che erano distaccati con quote che oscillavano singolarmente intorno al 20-25%. Man mano che veniva eseguito lo spoglio dei 20 seggi elettorali, però, il distacco di Alfieri diminuiva e gli inseguitori recuperavano, portando l'ex sindaco di Agropoli al ballottaggio. Ricapitolando, nella città dei Templi, con un bacino di 18.429 elettori, hanno votato in 13.960, raggiungendo il 75,75%, risultato eccellente rispetto al passato. Le schede nulle sono state 240, le schede bianche 116, le schede contestate 2. Il risultato finale ha visto la vittoria di Franco Alfieri con 6.459 voti, pari al 47,49%. A seguire Italo Boza con 3.686 preferenze, pari al 27,10%, ed infine Vincenzo Sica con 3.457 voti e il 25,42%. Considerato che il comune di Capaccio Pestum conta più di 15.000 abitanti e dove per vincere serviva il 50% dei voti più uno, si andrà al ballottaggio il 9 giugno prossimo tra i primi due candidati più votati, ovvero Alfieri e Voza. Intanto, dopo le dichiarazioni dei due sfidanti, impazzano i pronostici per quello che accadrà nei prossimi giorni, dove Alfieri sembra isolato, mentre Voza probabilmente avrà il supporto di Sica in onore dell'appartenenza territoriale, lasciando da parte diatribe e dissapori che per anni li hanno contrapposti. E la delusione perché non abbiamo colto per pochissimo il risultato, per un soffio, ma siamo già tutti quanti pronti per iniziare a lavorare domani. Ci sarà già una riunione con tutti i candidati, con i simpatizzanti, con gli amici che ci hanno accompagnato in questa campagna elettorale, quindi non c'è delusione, assolutamente no, anzi c'è la gioia di un grande risultato, e soltanto è rimandata la festa tra 15 giorni, perché credo che un vantaggio di oltre 3.000 voti in più non è recuperabile, e né la somma algebrica potrà farci perdere questa grande occasione, che è l'occasione che Capaccio Pestum ormai penso che ha già segnato con le elezioni di domenica scorsa. Siamo andati al ballottaggio, è chiaro che al ballottaggio si azzera tutto, le liste non ci saranno più, i consiglieri non voteranno più, e sarà una partita tra due nomi. Fra 15 giorni, abbiamo 15 giorni di tempo di riorganizzarsi, così come ho detto io più di una volta, i cittadini di Capaccio Pestum hanno chiesto, come hanno chiesto anche a Enzo Sica, che in un eventuale ballottaggio noi due dovevamo sederci al tavolino e parlarci. Già lo abbiamo fatto praticamente qualche minuto dopo. Infatti Alfieri già lo sapeva, Alfieri già lo sapeva, e già lo, vabbè, ma è una cosa trasparente. Soprattutto io e personalmente, parlo di me, le cose che faccio sono alla luce del sole, quindi non c'è niente da nascondere. Ripeto ancora una volta, ma questo ce lo sta dicendo da settimane, ce lo stanno dicendo i nostri concittadini. Quindi si apre questa partita, è chiaro che, come ho detto prima, i capaccesi, e quindi noi due capaccesi, se sommiamo i voti abbiamo la maggioranza. L'appassionante sfida politica della città dei Templi continua dunque tra strategie e manovre politiche, che rivelerà sorprese e colpi di scena come in un vero dramma greco, degno della città di Poseidone, che ci auguriamo chiunque riesca a diventare sindaco la possa far rifiorire come un tempo.